Torniamo a parlare degli aspetti sanitari dell'epidemia da coronavirus. A Ravenna i ricercatori hanno dimostrato la correlazione fra una particolare neuropatia e l'infezione da Covid. Ci dice di più Samuele Amadori. I danni collaterali da Covid riguardano molto spesso il sistema nervoso dei pazienti. A Ravenna, una ricerca sviluppata la scorsa primavera ha dimostrato la correlazione chiara fra una grave patologia neurologica e l'infezione da Covid. Una polineuropatia che si chiama sindrome di Guillain-Barré, che è una malattia autoimmunitaria, molto frequentemente, quasi sempre associata e scatenata l'autoimmunità da una infezione pregressa. Noi abbiamo descritto uno dei primi casi al mondo, pubblicato poi sul Journal of Neurology, di questa infezione legata al coronavirus. La paziente, una signora di 70 anni, aveva avuto una settimana prima un'infezione da coronavirus e poi ha sviluppato la sindrome di Guillain-Barré. Abbiamo escluso che potessero essere altre infezioni in causa e quindi l'abbiamo collegata a questo. Lo studio, che è stato ripreso e analizzato da varie università, in particolare in Germania, ha un valore prezioso per capire meglio certi meccanismi. Del Covid si conosce molto bene. Si conoscono molto bene le patologie ovviamente respiratorie, ma questo è un aspetto, è l'innesco di una reazione autoimmunitaria con la produzione di autoanticorpi contro le fibre nervose. Prossimo telegiornale alle 19:35, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.